Alla vigilia degli esami di maturità il prossimo 16 giugno e delle vacanze estive, i sindacati del mondo della scuola tornano all'attacco dopo la manifestazione dell'altro giorno a Pescara. Chiedono al governo il rispetto del patto approntato insieme alle organizzazioni sindacali e di cambiare il testo del decreto sostegni bis. Inoltre dicono no al precariato e lamentano la carenza di organico. In Abruzzo mancano all'appello oltre 1.500 docenti. Pino La Fratta, segretario generale FLC CGL Abruzzo. Sì, pacta sunt servanda, i patti si devono rispettare. Abbiamo fatto il patto per la scuola il 20 maggio, poi successivamente il decreto Ristori bis non ha confermato quegli impegni strategici che c'erano in questo patto. Quindi siamo qui a Pescara, come in tutte le piazze d'Italia, per ricordare al governo, ma anche alle amministrazioni locali, ai prefetti, ai direttori degli uffici scolastici regionali, l'importanza di dar luogo a quegli impegni. Noi abbiamo chiesto innanzitutto stabilizzazioni per il personale. In Abruzzo abbiamo circa 6.000 precari. Si potrebbero assumere da domani già 1.500 docenti. Abbiamo la possibilità di farlo. Bisogna trovare delle procedure molto più snelle e regolari che possano immettere in ruolo questo personale. Poi bisogna però intervenire da subito su altre criticità. Pensiamo per esempio all'organico Covid. L'anno scorso le scuole si sono aperte anche grazie a questi lavoratori, circa 1.700 in tutto l'Abruzzo. Adesso il loro contratto è scaduto e non se ne parla, almeno a breve, per una riconferma. Quindi senza queste risorse, senza queste 1.700 persone la vediamo molto difficile. Bisogna pensarci ora che siamo a giugno. Le scuole riapriranno a settembre e quindi siamo qui per manifestare la nostra preoccupazione e per chiedere a chi di dovere che faccia qualcosa.